questa maglietta che mi vedete indossare è una maglietta alla quale sono particolarmente affezionato, perché esattamente 18 anni fa conducevo la mia prima trasmissione televisiva da solo ed avevo indosso questa maglietta. L'ho rimessa a posto per voi. E per rispondere alle centinaia, ma che dico centinaia, decine, che dico decine, una domanda che mi avete messo sul web, è praticamente no, non mi tingo i capelli. Belli capelli, coraggio, mandraghi. Ciò che a me piace della nostra Trento è quello che per un sano e divertente aperitivo si possono frequentare i classici posti più conosciuti, oppure si possono andare a scovare posti nuovi. Ed è proprio qui che vi portiamo noi, una nuovissima gestione in quella che è la Piazzetta Lunelli. Come non sapete dov'è la Piazzetta Lunelli? Molto semplice, potete arrivarci da Piazza, da Via San Marco, oppure da Vico Santa Maddalena, e ci arrivate dal dietro, oppure da Via San Pietro prendete questo veicolo qui. E comunque sia, siete qui, quindi siete qui per andare dove? Per andare allo Scully's Bar, l'aperitivo. No, ma tu cosa vorresti, scusa? Ah, vabbè, cioè adesso devo andare in due, no, non capì, va a casa che vuoi da solo. È proprio così, Scully's Bar è il vostro buongiorno, il panino veloce a pranzo ma non scontato e l'aperitivo dal pomeriggio fino alla sera. La mente dietro all'ideazione dello Scully's Bar è Andrea, in questo settore da tanti anni, non diciamo da quanti, meglio di no. Ma il discorso è: perché Scully? Beh, per svariate ragioni, in realtà sono amante dei teschi, amante dei tatuaggi, amante della musica, amante del rock, amante anche del metal, e soprattutto per i tatuaggi. Infatti il logo l'abbiamo creato grazie al mio tatuatore. Ma anche in quello che si beve lo Scully's c'è il tuo stile, puro e semplice. Troviamo del buon vino, ma non troviamo 100 cantine di vini. Troviamo dei buonissimi gin, ma non troviamo 1000 tipi di gin. Ma soprattutto i rum sono molto selezionati. Cioè, nel senso che possiamo dire che Scully's è un bar un po' insolito? Senza ombra di dubbio. Diciamo che abbiamo fatto delle collaborazioni con selezionate cantine, con prodotti nostri artigianali, come cappelletti, come tante altre realtà piccoline e originali, dove cerchiamo di dare il nostro meglio e cerchiamo di rendere personalizzato il nostro locale. Allora, visto che l'aperitivo è il punto forte di Scully's e visto che cappelletti sono anche amici nostri, sai cosa ti dico? Proviamo uno specialino bitter come aperitivo qui allo Scully's Bar. Pronti? Ma ascolta, allora, specialino ginger, buono, perfetto. Quell'altro che ho provato invece, note di rabarbaro, pompelmo rosa. E com'è che si chiama questo cocktail? Ma ti è piaciuto? Sì, certo. Cosa vuoi ordinarmi? Quel di prima. Appunto. Ah, quindi si chiama, cioè, quel di prima. E dopo aver aperitivato in città, gli amici del Gabbiano ci hanno invitato a raggiungerli sul lago di Levico. Ma perché mai? Perché loro fanno la manutenzione del verde di una location molto interessante che noi conosciamo da una vita, perché è vicino al nostro mitico sponsor Biauto. Ma non andiamo da Biauto, andiamo ad aperitivare ancora. Thank you.
officina è un locale che c'è già da una decina d'anni a Levico, però la nuova gestione diventa Officina 27 con il payoff We Are Off. Oh yeah. L'offerta si moltiplica. Prima era solo gelateria, mentre ora aperitivi, bistrò, aperitivi, 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 ma sempre gelateria. Noi cosa possiamo fare per voi? Proviamo tutto, no? Allora, non posso dire che sei mio fratello, quindi devo rivolgermi in maniera istituzionale come il presidente. Assolutamente. Perché sennò dopo i distrutti, ecco, il suo fratello non paga, no? Diciamolo, ok? Certo. Siamo qui con il presidente del Gabbiano, buonasera, e grazie per averci invitato in questa nuova location. Cioè, tecnicamente noi la location la conoscevamo già, ma non conosciamo questa nuova iniziativa che voi stessi avete portato alla nostra conoscenza. Perché? Cosa c'entra il Gabbiano con Officina 27? Beh, caro fratello, e che cazzo! Abbiamo conosciuto questa realtà, questa nuova realtà, che aveva un semplice bisogno, curare la parte esterna nel bello della località di Levico e rendere le loro estate, i loro momenti di pranzo, di aperitivo più gradevoli e più apprezzabili. E quindi il verde diventa un focus per loro. Noi in questo possiamo aiutarli. Fra il resto, questa location sembra quasi una showroom del Gabbiano, perché ci sono tutti i vostri settori, no? Quindi la manutenzione del verde, quello che è il parco giochi e il divertimento per la famiglia e anche l'arredo da esterno. Ma tanto per cominciare, il consiglio che diamo è a tutte le famiglie di venire qui, perché dove c'è il parco giochi si divertono anche i genitori, perché i bambini... Ed io che sono appassionato di American Pale Ale, non potevo brindare altro che con questa fantastica Beaver Town. Vi consiglio assolutamente di venire a Officina 27 ad assaggiarvela e io me la brindo così e poi massaggerò anche tutti gli aperitivi qua, Beh, via. Oh, Gabbiani! Sì, Ancattino, stava dando con quella faccia lì. Bevene uno, Ancattino. Toh! Mazzio, prova il microfono, sì. No, volevo dire. Allora, ragazzi, col cono gelato, il cono microfono, dobbiamo assaggiare anche i gelati perché all'officina we are off. E me li mangio tutti io, dai Gabbiani, avanti, dai, uno per uno. Cioè, uno per uno. Vabbè, insomma. Buon gelato all'officina. Sì, anche per te, dai. Insomma, Cristian, devo dirti la verità. Sono venuto a trovarvi per questa nuova gestione Officina. Officina la conosciamo come gelateria, voi invece avete fatto Officina 27, vi siete evoluti, siete diventati più bistrò, più aperitivo, più cose veramente stuzzicanti. Sai cos'è il problema? Noi abbiamo provato tutto e siete bravi a far tutto. Che si fa? Siamo bravi, sì, siamo bravi. Il mio socio Giorgio fa il gelato artigianale, abbiamo aumentato i gusti rispetto all'anno scorso, abbiamo integrato con il salato i prosciutti di Villani, i formaggi di Trentinaglia, abbiamo le focacce artigianali, la base artigianale fatta dalla lavagna di Pietramurata, abbiamo Eschi, il nostro barman, arrivato appena da Londra, che sforna cocktail come se non ci fosse un domani, compresa anche la vini in mescita, da proposta di bollicine, bianchi, rossi e rosati, abbiamo 180 etichette che facciamo girare a mio piacimento perché sono io che le scelgo, ecco. E allora amici, non ci rimane altro che consigliarvi di venire a passare tutta l'estate dagli amici dell'officina, perché? Perché loro sono approvati da una serata perfetta. Insomma, per gente come me che qualche notte in giro l'ha fatta, qui a Nogaredo c'era l'osteria alle strie. Ma da quando è arrivato il mio amico Vittorio direttamente da Prato, è arrivata l'osteria del Gallo Nero. Oh, maledetta Tossana, maledetta! Oh, ma vecchio, ma qui del Gabbiano, non ho capito, cioè vengono anche qua oppure
Vediamo sistematico il gelato a posto così. Insomma, amici, appena entrate all'Osteria del Gallo Nero vi trovate subito catapultati all'interno di una vera e propria trattoria toscana. E noi, per stare a tema, abbiamo pensato di aprirci una bottiglia di Morellino di Scansano. Qui trovate tante tante offerte, dal Brunello di Montalcino ai Chianti più ricercati. E noi la bottiglia ce l'abbiamo davanti, sì. Ce la berremo da soli, no? E quindi si brinda a voi, si brinda alla Toscana e a tutti voi una serata perfetta. Salute, allora! Salute. Sì, ma qual è il consiglio di amministrazione del Gabbiano completo? Ragazzi, ma se se ne sei a cena bisogna dire qualcosina, qualcosa, insomma, che... già avvisato. Ah, non mi preoccupo, tutti sul mio tavolo. Questa è la nostra entrata, la selezione di antipasti, comprendo la mortadellina di cinghiale, il crudo toscano, pepato ovviamente, e salame toscano, due abbinamenti di formaggi, uno fresco e uno stagionato, tutte e due provenienza Pienza, un crostino con lardo decolonnata e si strugge sopra il pane, e abbiamo anche un pomodorino bello maturo, bruschetta, condito nella maniera classica, quindi olio, sale, pepe e un pochino di basilico e aglio ovviamente. Ma la domanda che voglio è, ma la Coca-Cola? No, annuncia corta corta, ovviamente è colorata. Ok, a posto. Buon appetito. Grazie. Allora Vittorio, questo piatto non ha bisogno di presentazioni, ma però è bello farlo presentare a te, dai. Oh, ecco qua, questo è il nostro sugo di cinghiale, in un periodo in cui il cinghiale spopola un po', no? Cioè ce n'è un pochino in ogni dove, noi lo prendiamo e invece di servirlo intero lo tritiamo, insomma. No, a parte gli scherzi, ricetta tradizionale, viene fatto un bel soffritto, la carne viene marinata 16-18 ore. Poi dopo viene messa in padella, tritato ovviamente ammacinato e fatto andare a cottura lenta in terracotta per 3-4 ore in modo che poi dopo grugnisce ancora. Ma ascolta un attimo, ma è vero che in Toscana ce ne sono talmente tanti cinghiali che ormai non si cacciano più, semplicemente si centrano in macchina direttamente? Sì, è vero anche quello, e uno l'hanno mandato qua in Trentino. Va bene, eccolo qua. E noi ci mangiamo le pappardelle al cinghiale. Buon appetito! Eccoci qua, allora, ecco, siamo arrivati al momento della regina, il suo ingresso trionfale, come avete ben visto, sulla sua bella carrozza, e una frullatura di 70 giorni, è un bovino adulto a 48 mesi, e che te lo dica a fare, le burro, come si dice, è burro mucchizzato. Oh bucaiola, tu mi tradisci. Oh, comunque Vittorio, devo dire la verità, l'ho vista prima dal frigo, quando l'hai preparata, ma sarà stata tipo 4-5 dita di carne. Caro Dennis, sotto le quattro dita da noi è carpaccio. Hai capito? Carpaccino. Insomma, Angelo, 2,5 kg di carne. C'è anche la fente? Ma hai visto che roba? Certo che ce la facciamo. Sempre power. E tu poi cosa mangi? Ah, perché tu devi andare avanti ancora, sì. Quei giusti, io trovo. Io esco, Maria, definitivamente qua dietro. Ingegnere, mi consenta, ma calcolando il momento intrinseco della forza fluidifica centripeta della carne, che la fente? Daremo il nostro meglio, Dennis. Sempre. Sempre col timbro, eh? Sempre comunque. Ti
ascolta il fratello, non ti sbagli mai, ti porto in mille posti giusti. Fratello maggiore ha sempre ragione? Sempre, 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 sempre. Oh ragazzi, vi do un consiglio, non fate l'errore che ho fatto io. Ho malauguratamente chiesto con che dolce si potesse finire. Ragazzi, qui è come essere in Toscana. Un pasto non finisce se non con cantuccini artigianali e vin santo. E insomma, caro Vittorio, io non posso fare altro che ringraziarti per la tua fantastica ospitalità. Devo dirti che io fin da piccolo frequento la Toscana perché mio padre ha un carissimo amico da Quarrata in provincia di Pistoia. Continui. Di conseguenza ti dirò che essere qui è veramente essere in Toscana. Ma secondo te esageriamo se diciamo che tu hai portato la Toscana in Trentino? No. Ti correggo, la Toscana non è più così lontana. Beh, questa me la segno. Me la segno. Venite a Nogaredo. Ma il gallo nero, cosa c'entra il gabbiano? È perché anche nel loro giardino esterno c'è un po' di gabbiano. Ah, quindi anche loro hanno fatto. Allora anche loro hanno fatto. Cioè, nel senso che anche loro hanno. Cioè, ho capito, ma noi paghiamo per tutti questi, no? Capito? Vabbè, ascolta. Demo, eh? E quindi se volete provare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, direttamente dalla Toscana in Trentino si va tutti, dove Michela? All'Osteria del Gallo Nero. Ah, capì? Insomma amigos, la nostra stagione, la nostra serata perfetta finisce qui, ci prendiamo una pausa estiva dove saremo in tutti gli eventi nelle vostre città. Tenete controllata la nostra pagina Facebook che trovate proprio qui. E anche per questa puntata noi non abbiamo fatto altro che farvi provare un aperitivo di qualità. Siamo poi andati a Levico, vicino al nostro sponsor, per un aperitivo rinforzato e poi siamo venuti a trovare un caro amico vicino a Rovereto per vedere quanto la Toscana non è più così lontana. Ma comunque vada, per noi è sempre stata la nostra serata perfetta. Quando vuoi. Ah!